Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dedicata alla pianificazione strategica. Oggi parleremo degli eventi futuri, uno, eventi futuri certi, ma non calendarizzabili in un punto del tempo. 2. Eventi futuri ragionevolmente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, ma non calendarizzabili in un punto nel tempo. 3. Eventi futuri molto probabili, ma non calendarizzabili in un punto del tempo. Gli eventi tipo 2 e tipo 3 sono quasi ibridizzati come eventi di early warning, una sorta di scommesse informate. Ovviamente non possono essere calendarizzati in una pianificazione strategica, ma vanno inseriti in una mappatura del futuro, in quanto tali eventi è già nota la loro esistenza. Ecco, detta così sembra una supercazzola di come se fosse Antani Spazio. Facciamo degli esempi pratici per intenderci al volo. 1. Eventi futuri certi. Ossia che già oggi si sa che capiteranno, certamente, ma non sono eventi calendarizzabili. Ossia non è possibile indicare un punto del tempo in cui capiteranno. Un classico esempio è l'uscita di un numero all'otto. Quando cazzo mai esattamente uscirà il numero 1? Risposta è buh, nessuno lo sa. E nessuno può predire esattamente il giorno dell'estrazione quando uscirà il numero 1 all'otto. Però è matematicamente certo che prima o poi il numero 1 uscirà all'otto. L'evento uscita del numero 1 all'otto è un evento certo, ma non è calendarizzabile in un punto del tempo. 2. Eventi futuri ragionevolmente certi, oltre ogni ragionevole dubbio. Ma sono eventi non calendarizzabili in un punto del tempo. Ecco, sono eventi che non sono certissimi come quelli precedenti, ma questi eventi futuri hanno comunque un livello di esistenza probabilistica molto alta, estremamente alta, tanto che sono da ritenersi sicuramente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, però sono in un'area di probabilità, in una nuvola di probabilità estremamente alta. Nel senso che non è possibile dire che sicuramente questi eventi non esistono, tutt'altro, esistono e sono altamente probabili, molto probabili. Ad esempio, se ti costruisci una casa sopra un vulcano attivo che ha eruzioni esplosive, beh, insomma, anche uno scemo oppure uno stupido sa benissimo che prima o poi la casa sarà distrutta da un'eruzione. L'evento della distruzione della casa per eruzione vulcanica esplosiva è un evento ragionevolmente certo, oltre ogni ragionevole dubbio, ma non è un evento calendarizzabile puntualmente nel tempo. Magari fai a tempo dopo averla costruita e averci abitato per una settimana o 10 giorni, fai anche a tempo anche a praticamente a venderla a qualche altro gonzo. Tanto per fare un esempio. Proprio perché non si può esattamente dire la data precisa e certa di quando l'eruzione esplosiva distruggerà la casa sul vulcano. 3. Eventi futuri che sono molto probabili, ma sono eventi non calendarizzabili in un punto del tempo. Ad esempio, un incidente stradale con dei morti, oppure un incidente mortale sul lavoro. Sono eventi molto probabili che si sa che accadranno, ma che non è possibile predire esattamente nel tempo quanto nello spazio dove tali eventi praticamente capiteranno. Un altro esempio più complesso, in cui c'è alea solo nella dimensione temporale, ma non nella dimensione dello spazio. Ad esempio, l'uscita di un nuovo prodotto tecnologico, come quando uscì iPhone 1 della Apple. iPhone 1 fu un prodotto innovativo. Nessun altro produttore di cellulare all'epoca aveva fino a quel momento inventato uno smartphone con interfaccia grafica associata ad un touchscreen.
Era molto probabile che anche gli altri produttori di cellulari si sarebbero allineati all'idea di smartphone e quindi era noto geograficamente chi avrebbe potuto fare cosa. Perché se i produttori di hardware non lo avessero fatto, sarebbero prima o poi finiti fuori mercato. Non era quindi predicibile da Apple. Non era quindi predicibile da Apple esattamente il quando ciascun produttore di cellulari avrebbe allargato il proprio assortimento di prodotti inserendovi almeno uno smartphone e ponendo i cellulari GSM con tastierino numerico nella fascia bassa di mercato. C'erano sicuramente stime tecnologiche sul time to market sui vari produttori hardware, che potevano variare a seconda dei brevetti che ciascuna azienda aveva e di quanto denaro l'azienda avrebbe poi investito. Ma niente era temporalmente noto in modo puntuale in termini di giorno ed ora di presentazione dei relativi smartphone prodotti da tutti gli altri competitor, allineandosi in sostanza all'uscita di Apple. La Nokia, grande produttrice di cellulari, tanto per dire, finì marginalizzata ed inglobata da Microsoft, mentre la Samsung, la LG, il Motorola ebbero a restare sul mercato. Poi spuntarono nel mercato della telefonia mobile anche molti altri produttori cinesi di hardware, tutti nati successivamente ad iPhone 1, tanto che tali produttori cinesi non dispongono di una storia aziendale all'epoca dei cellulari TACS, GSM o GPRS. Ecco, questo per fare un esempio, quindi detto nei denti. 1. Esistono eventi futuri che già oggi sono eventi certi, si sa che questi tipi di eventi accadranno, ma sono eventi non calendarizzabili in un punto preciso del tempo. 2. Esistono eventi futuri ragionevolmente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, ed anche questi tipi di eventi non sono calendarizzabili in un punto del tempo. Attenzione, attenzione, attenzione. Quando questi eventi futuri ragionevolmente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, si paleseranno, saranno a loro volta degli indicatori di early warning di un dato trend. Infine, 3. Esistono eventi futuri che sono molto probabili e anche questi eventi non sono calendarizzabili in un punto del tempo, ma attenzione, attenzione. Attenzione, anche questi eventi, quando si paleseranno, saranno eventi di early warning e anche loro saranno indicatori di un determinato trend. Dunque, eccoci qua, intelligence di XXI secolo in sviluppi di guerre del clima e shock climatici. Un salutone con la manina a tutti i politici ladri e stupidi della Chiesa Cattolica che non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo. Dunque, cos'è questa bloggata? Il link lo trovate in descrizione se volete andare a espandere. Ecco, sono elencati una serie di eventi futuri che sono già oggi perfettamente visibili, la cui esistenza è certa o altamente probabile. È già possibile dare anche una buona approssimazione circa i loro impatti. Purtroppo, non sono eventi perfettamente fissabili in un punto del tempo, quindi non possono essere calendarizzati per decenni, in quanto la termodinamica e la demografia hanno il controllo di tali eventi. E tra questi mi riferisco ai vari tipping point climatici. Il primo che osserveremo è il polo nord ice-free. Se ci cliccate, andrete ad espandere con un contributo multimediale su questo tema. Poi il blocco dell'Amoc, quindi la desertificazione dell'Amazzonia. Ora, sicuramente quello che prima osserveremo è il polo nord ice-free. Poi il blocco dell'Amoc, quindi quest'altro, con un effetto domino a catena.
non immediatamente come accendere la luce, ma indubbiamente i tempi andranno a contrarsi in relazione alla crescita della probabilità subordinata di questo secondo evento in rapporto alla una volta che si sia manifestato il primo, e così via di seguito. Comunque non sono qui a parlarvi di questo, perché qui questo è inutile un po' discutere se sono eventi di tipo 1, 2 e 3. Questi la scienza li dà come evento praticamente che è imminente, Polo Nord Ice Free, estremamente probabile anche questo imminente il blocco della AMOC, però forse probabilmente sarà successivo a questo, e come successione, come causa effetto del blocco della AMOC avremo la desertificazione dell'Amazzonia, quindi questo è attaccato a quest'altro ma distanziato di un pochino di tempo. Questi sono eventi che praticamente osserveremo, e non è che si potranno scantonare andando a levare le automobili a combustione endotermica in Europa, perché praticamente in Stati Uniti continueranno in pratica a bruciare il carbone fino al 2035, in Cina continueranno a bruciare il carbone fino al 2050, in India continueranno a bruciare il carbone fino al 2060. Ecco, con dati questi fatti ma perché mai gli europei dovrebbero preoccuparsi delle emissioni di CO2 dei loro autoveicoli? Ecco, con questo ho detto tutto. Dunque, andiamo a vedere gli altri eventi. Allora, Default Italia, Italex, nuovo Medioevo. Questo, per le ragioni che se ci cliccate ci trovate praticamente una caterba in sostanza di podcast e di blog a riguardo, è calendarizzabile tra entro e non oltre la fine del decennio 2030, quindi da oggi entro la fine del decennio 2030. Non esiste nell'universo delle cose possibili che l'Italia vada a ripagare almeno in parte il proprio debito pubblico. Punto. Quelle del Nino Gerd, ecco, questo è un evento che a mio avviso è estremamente probabile e è molto imminente. Comunque anche qui se ci cliccate troverete tutto praticamente le relative espansioni. Collasso Italia, la rovina della penisola italica, ecco, qualora si dovesse andare a fare un default ma si resti in euro, i meccanismi della rovina della penisola italica nella dimensione economica li trovate tutti spiegati all'interno del collasso Italia. Anche questi tutta una serie di eventi a catena che sono ragionevolmente noti o estremamente probabili, e nella loro dimensione e la logica economica praticamente andranno a manifestarsi gradualmente seguendo le tempistiche della termodinamica e della demografia. Poi una serie di eventi puntuali nel tempo e nello spazio, però diciamo non sono calendarizzabili come appunto nel tempo in un mondo, in un punto preciso, ma comunque è logico attendersi con l'avvento dei Lockheed F-35 bombe B-61 americane da Taiwan contro la minaccia cinese per potenziare praticamente la politica di difesa del porcospino taiwanese. Secondo me questo è un evento che è estremamente probabile, quindi direi tra un tipo 2 o un tipo 3. Ecco, se questo evento si manifesterà, avremo che praticamente sapremo che è una mossa difensiva da parte degli USA che continuerà in sostanza a sostenere il pivot in China. Contenimento militare della Cina, la proliferazione di IRBM con MIRV MAV nucleari in Giappone, Filippine e Thailandia contro la Cina. Ecco, anche questo è un evento di tipo 3, a mio avviso molto probabile. Qualora questo dovesse manifestarsi, osserveremo che il pivot in China continua ad andare avanti e il business della costruzione dei missili a gittata intermedia viene accoppiato con il pivot in China, e Giappone, Filippine e Thailandia assumeranno sostanzialmente una posizione non di poco conto nel contenimento praticamente della Cina con la presenza di missili IRBM. Se invece questo evento non dovesse accadere, è possibile che si vadano praticamente a costruire per Giappone e Thailandia e forse anche per Filippine una serie di SSBN. Comunque vedremo.
Dinamiche di early warning di levata di Cartago stima propensioni migratorie in Africa 2050. Ecco, qui sono una serie di eventi estremamente probabili di tipo 3, e in particolar modo la dinamica di early warning sulla levata di Cartago dirà quali saranno i tipi di flussi migratori che andranno a abbattere praticamente l'area di Cartago. Se un'enorme massa da oltre 1,2 miliardi, da 1,2 miliardi o da poco meno, 1 miliardo, 1,1 miliardi, massimo 1,2 miliardi, nell'area di Cartago, con due vettori migratori, oppure se avremo una doppia levata di due guerre puniche, la prima detonate con una serie di migrazioni di popolazioni arabe verso in sostanza l'Europa, in particolar modo l'Italia e la Grecia, quindi da Egitto, Libia, Algeria, Marocco e Tunisia, oppure, e che poi causeranno una guerra, probabilmente anche una guerra di tipo uno scontro diretto, quindi simmetrico, e poi successivamente, se dovesse accadere questo, avremo a vedere poi successivamente la levata di Cartago con un importo inferiore, probabilmente sui 900 milioni e qualche cosa. Comunque, vedremo, questo serve per capire orientativamente, squarciare le nebbie del futuro su quale rotta prenderanno poi i processi di levata di Cartago e quali saranno i campi di battaglia futuri prima della levata di Cartago e prima della detonazione delle guerre puniche. Poi abbiamo sicuramente una reiterazione della strategia di rigenerazione di Soros. Qui, se volete andare a sapere, cliccate e vedete tutto. Probabilmente sicuramente sarà sempre un virus aerobico, e chissà, forse magari che potrà ottimizzato per fare il salto di specie tra animali allevati, in modo da andare a potare una parte della popolazione che lavora negli allevamenti e poter sostenere meglio un miglior collocamento dei bioreattori della carne sintetica, pesce sintetico, frutta sintetica, verdura sintetica, granali sintetiche di Soros. E quindi per fare questo sarebbe utile indubbiamente una reiterazione della strategia di rigenerazione di Soros per abbattere anche i costi prospettici del welfare state e contemporaneamente andare a eliminare quella percentuale di 3 e il 5% che lavora nel settore primario dei paesi del primo mondo, generando anche un extra profitti per quanto riguarda nei paesi in cui non esiste un sistema sanitario ma ci sono polizze sanitarie, per cui per morte dell'assicurato si incamera praticamente un profitto. IRBM con MIRV nucleari Made in USA installate a Taiwan contro Cina. Ecco, questo è possibile. Se dovesse accadere questo, indubbiamente avremo che Taiwan sarà immediatamente trascinata in un olocausto nucleare, perché praticamente della presenza degli IRBM nucleari con MIRV verrebbero immediatamente percepiti come una minaccia esistenziale. Questo io li reputo come un evento estremamente probabile, ma non un evento di tipo 3, ecco, non di tipo 1 e non di tipo 2. Poi il futuro delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, anche qui vedremo, secondo me siamo un po' già arrivati al capo dello sviluppo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, che non credo che potranno andare a migliorare poi di molto, perché essendo sistemi linguistici che correlano significanti di cui non capiscono un cazzo sul significato, e non credo che possano fare più di tanto. Il futuro della NATO, anche qui possiamo vedere direi un evento di tipo 3. Morte della UE, nascita degli USA, e questo secondo me è il foresight, quindi tra un evento di tipo 2 e un evento di tipo 3, che non a caso è un processo più lungo che arriva a sforare anche, a toccare anche un pochino il decennio del 2040. Proliferazione di guerre regionali, questi sono sicuramente eventi di tipo 3. Levata di Cartago nelle sue forme, quindi con i vari scenari, eventi praticamente di tipo 3. Bomba geopolitica del Bangladesh, anche qui è un evento di tipo 3.
le guerre per la pesca e la fauna ittica, evento di tipo 3, l'avvento dei Mao Class Destroyer, anche qui è un evento a mio avviso di tipo 3, l'avvento di Tu-22M cinesi oppure F-14 cinesi ingranditi, e MiG-29 Made in Iran con Submerged Launched Anti-Ballistic Missile per SSBN nucleari cinesi, direi evento di tipo 3, tutto qui potete andare a espandere la valutazione tecnologica, che al verificarsi di questi eventi indubbiamente orientano verso un certo tipo di terza guerra mondiale. L'avvento della guerra dei satelliti, questo secondo me siamo nella dimensione di un evento di tipo 2, ossia molto più probabile di quest'altro. L'avvento delle Blue Tank, questo secondo me è un evento di tipo 3, rischi di guerre mondiali, varie valutazioni, World Roadmap Theory, questo lo abbiamo già detto, se è difficile da valutare perché se si guarda da un certo punto di vista è un evento già ineluttabile, se si guarda da un altro punto di vista con un periodo di tempo più lungo è un evento solo molto probabile, quindi è difficile incasellarlo in un evento di tipo 3 oppure un pochino meno. Curva di Urbeck e fine del petrolio, siamo in una situazione di evento di tipo 3 in assenza, o anche evento di tipo 2 in assenza di trafanazione al Polo Nord, in Groenlandia e all'Antartide, per cui secondo me potrebbe andare a allungare la curva di Urbeck, però diciamo che siamo in una situazione tra un evento di tipo 2 e di tipo 1, perché sicuramente prima o poi il petrolio finirà, è in dubbio. Dipende poi quanto è possibile allungarlo andando a trapanare in altri posti dove fino ad oggi non si è poi trapanato, però poi dopo finirà anche lì. Guerra del Sud America, queste sono speculazioni che sono a mio avviso un po' più basse rispetto agli eventi di tipo 3, perché peraltro vanno anche fuori la finestra dell'arco temporale di World War III Roadmap Theory, che è il 2050. Anche qui esiste una World War 4 nel XXI secolo, ipotesi di futuro dopo il 2050, qui siamo in una situazione limbica, probabile, ma è di difficile valutazione, quindi stanno oltre le nebbie della guerra del fumo, della guerra del terza guerra mondiale, di guerre puniche 2, quindi è difficile andare a valutare. Comunque, se volete andare a espandere, potete andare a espandere questi tempi. Come vedete ce ne sono praticamente, poi c'è la mappatura praticamente di quello che è già noto, di quello che potete sapere, di quanto è possibile già calendarizzare, e qui ci trovate un po' tutto, e quindi niente per quanto riguarda gli eventi in sviluppo di guerre del clima. Questi sono una serie di eventi futuri appunto che sono già perfettamente visibili, la cui esistenza è certa o altamente probabile. È già possibile dare una buona approssimazione circa i loro impatti. Per saperne di più potete andare a cliccare sui vari link, vi troverete il relativo contributo multimediale che vi espanderà il relativo tema per approfondire, in modo da farvi praticamente una visione più completa, incluso anche i tipping point climatici. Questa calendarizzazione appartiene a una serie di eventi non perfettamente fissabili in un punto del tempo, per quanto possono essere già ampiamente visibili, però non possono essere calendarizzati. Per questa ragione di mappatura non li ho messi all'interno della calendarizzazione, ma stanno a latere, in quanto sono relativi a una mappatura che però non è praticamente temporizzabile in un punto dello spazio-tempo, quindi di conseguenza risulta impossibile, anche qualora utilizzando la granularità dei decenni oltre, non è possibile andare, e sicuramente non è possibile andare a calendarizzare in modo preciso questi eventi. Vabbè, se volete espandere il tema intelligence di XXI secolo in sviluppi di guerre del clima e shock climatici, il link lo trovate in descrizione, dove sarete catapultati al mio blog La Freccia della Storia, e praticamente niente, dove potrete andare a espandere un po' tutto con i relativi contributi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.